Presidenti, stasera si è celebrato oggi il vostro matrimonio, cioè il matrimonio tra la mozzarella di bufala e grana padano. Chi comincia? Mozzarella. Si è celebrato il matrimonio forse dopo qualche anno di fidanzamento, quindi prima ci siamo, come si suol dire, prima ci siamo annusati, poi abbiamo fatto un po' di convivenza insieme e poi abbiamo deciso in questo matrimonio, l'abbiamo celebrato sulla Senna, no? Un posto magico come questo non poteva essere che, come dire, preparare le nozze in un posto bello e far divertire ed essere, vedere soddisfatti poi gli invitati a questo matrimonio, che non sono i soci di questi due grandi prodotti. Com'è questo connubio? Un connubio buono e di qualità? Beh, sulla bontà e sulla qualità i dubbi non ce l'ha nessuno. Poi, come sempre nei matrimoni, ci vuole sempre, diciamo, un po' di animosità, un po' di spirito combattivo, che è quello che rende i piatti assolutamente, diciamo, apprezzabili, vari, diversi, e che tengono vive le serate e le tavole. Cosa ci fanno queste due eccellenze italiane qui a Parigi? Io credo che questo sia proprio il posto giusto dove celebrare la supremazia delle eccellenze italiane del latte sui prodotti francesi, e questo ci sta venendo incontro, anche in questo senso ci sta dando ragione anche il mercato, quindi anche i consumatori, pur molto legati alle loro tradizioni, giustamente, comprensibilmente, però i prodotti italiani si stanno affermando con grande evidenza. Mozzarella e grana è un po' anche l'emblema del nord contro sud, se vogliamo? Questo invece è la risposta che l'Italia è una nazione unita, non esiste nord senza sud, non esiste sud senza nord, e le eccellenze non hanno confini. Quindi proprio con l'augurio che questi confini che qualcuno vuole in qualche modo mettere, con questi matrimoni vengono a scomparire definitivamente, e avremo una nazione unita con delle eccellenze uniche nel mondo. La mozzarella arriva a Parigi, è un prodotto sempre più certificato, oltre che buono, ma soprattutto sicuro. La mozzarella è un prodotto prelibato e sicuro. È sicuro perché dura troppo poco da quando il latte si munge a quando si consuma, e questo dal punto di vista microbiologico è un vantaggio. Ma qui a Parigi siamo andati a fare un matrimonio con un altro consorzio, quello del grana padano, e si sono sposati mozzarella e grano padano sulla pizza di Franco Pepe. Una bella cosa, ma soprattutto ci insegna una cosa in più questa esperienza parigina, che i consorzi quando collaborano aggrediscono altri mercati, e venire in Francia con un prodotto a pasta filata fresca a spiegare ai francesi che la nostra mozzarella è prelibata, è buona e sicura, a me sembra un ottimo obiettivo per i prodotti campani. Una delle nostre migliori eccellenze, se non la migliore, approda a Parigi e vince. Mi sembra una cosa molto importante. Quale potrebbe essere una rima per questa serata tra la mozzarella e il grana padano? Che se vuoi una serata sulla Senna così bella, non puoi non mangiare la mozzarella. La Senna, un cono fritto con una fonduta di un grana padano dopo 12 mesi, con un pesto di rigola e polvere di olive cagliazzare, quindi con olive del territorio, e poi una montanara con mozzarella di bufala DOP, un San Marzano e pesto di basilico. Buon appetito da Parigi, sotto la Torre Eiffel. Cino nasce insieme a un grande chef, a Nino Di Costanzo, un mio grande amico, e Cino nasce per esaltare il fritto. Il fritto, cioè, prima tutti scappavano dal fritto, perché? Perché sì, il
classico arrocino con ricotta, scamorzi e cicoli, oppure la classica montanara. Invece ho voluto fare un percorso diverso sul fritto, un fritto più sicuro con degli oli giusti, con delle tecniche cotture adatte al mio impasto. E qui che presentiamo un cornetto farcito adesso con una fonduta di un grana padano dopo 12 mesi, con un pesto di lupa e polvere di olive caiazzane che rappresenta il mio territorio. Un'oliva diserata dal forno a 30 gradi, ridotta in polvere e poi una spolverata di oliva appena dopo tagliato il cornetto esce dall'olio. Un fritto che non fa male perché è ragionato dall'impasto alla tecnicottura, alla farcitura e agli oli usati. Abbiamo utilizzato degli oli altoleici con degli antiossidanti aggiunti, con estratti di rosmarino e vitamina N, non riusciamo a lavorare un fritto ad alte temperature, ma un fritto sicuro. Se tu lo tocchi, tocca questo fritto, tocca, vedi c'è olio? C'è olio? Allora fai una cosa, dai, c'è olio, vedi? Ok?